Dottore, ha avuto modo di sottolinearlo in ambito di conferenza stampa, è un reato molto odioso quello che utilizzano le due persone che sono state arrestate attraverso questa strumentazione che ormai è nota come skimmer, anche ad Avellino ormai possiamo dire insomma è diffusa, ma la polizia giudiziaria è sempre attenta su questo punto. Sì, assolutamente molto attenta ed è molto attenta in particolare rispetto appunto a queste fenomenologie di reato che diciamo si basano sul ricorso a attività truffaldine fraudolente, che sono ovviamente molto odiose e difficili da contrastare, perché ovviamente si fondano sul sotterfugio, diciamo sull'alterazione delle strumentazioni elettroniche. Quindi speriamo insomma che questa non sia non resti l'unica e che insomma nel prosieguo possiamo dare ulteriori risposte sul piano investigativo a questo fenomeno. Quanto è importante l'attività di ausilio che il semplice cittadino può dare a questura, insomma agli agenti, per intervenire e per evitare queste situazioni? È assolutamente fondamentale. Intanto l'operazione di ieri, come ha giustamente sottolineato il collega, sostanzialmente nasce dalla intuito e dalla pronta segnalazione di un cittadino. Quindi prima di tutto segnalare qualunque accadimento che possa sembrare diciamo sospetto. Poi anche il cittadino che utilizza questi strumenti può usare delle precauzioni, che sono quelle di verificare che l'apparecchio in cui si inserisce il bancomat sia effettivamente quello originale, di coprire con la mano la tastiera quando digita e soprattutto di fare attenzione che non ci siano persone dietro le spalle quando fanno l'operazione. I due arrestati agivano con uno skimmer che è dello stesso colore e delle stesse fattezze del bancoposta che era in via De Marsico. Con questo skimmer praticamente riuscivano non solo ad annullare le operazioni che facevano gli utenti, ma anche a leggere i codici PIN dei vari soggetti che andavano a prelevare. Mettendo questo skimmer, trasferendolo su un loro computer portatile o su un telefono cellulare, riuscivano a recuperare i PIN e a fare dei prelievi fraudolenti. Dottore, grazie all'operazione di ieri mattina è stato possibile anche prelevare uno skimmer da un altro, da un secondo sportello ATM. I dati, secondo i vostri dati a disposizione, quanti sportelli a questo punto potrebbero essere stati inquinati? Allora, secondo i dati che abbiamo in possesso, soltanto questi due, perché abbiamo bonificato, tra virgolette, tutti quanti i sportelli postali presenti in Avellino e provincia, avvalendoci anche del personale dei commissariati, e gli unici due skimmer che abbiamo trovato sono quelli di Piazza De Marsico e quelli di Via Circunvallazione, i cui direttori sono stati prontamente avvisati e già hanno fatto regolare denuncia. Abbiamo avvisato tutti i direttori delle sedi postali, degli uffici avellinesi, e non hanno riscontrato anomalie, quindi siamo tranquilli, anche perché poi abbiamo seguito i movimenti di questi due soggetti con il sistema di videosorveglianza e quindi abbiamo visto i posti in cui si sono recati, quindi siamo tranquilli sotto questo punto di vista. Potremmo ipotizzare connivenze con la mala locale o si tratta di un'organizzazione insomma che è esclusivamente di matrice estera? Con la mala locale no, probabilmente hanno dei connazionali oppure dei soggetti provenienti da altre zone della Campania che comunque gli danno un contributo valido, gli forniscono comunque degli strumenti atti a commettere questo tipo di reati, però nessun collegamento con la mala locale.